Buonasera a Sarocco Drago di Monte, Mungalito Maior, quarta edizione, seconda giornata. De Vogros batte 2-1 Sassuolo, migliore in campo Vincenzo Rubino, consegniamo una medaglia, complimenti Enzo. Ti consegniamo il bigliettino sconto fisio e a studio medico, accompagnato dal suo capitano portiere con Ciro Annunziata, a tu che anche di 2-3 parate bellissime. È un gol fortunoso, ma nel senso non era voluto, però è stato bello il tiro cross. Era un cross per questo mio attaccante, però ha fatto la finta. Meglio così. Enzo, partita tosta, bella, nel primo tempo avete giocato meglio voi, nella ripresa loro vi hanno un po' schiacciati, voi un po' stanchi senza sostituzione, però voi siete riusciti a portare a casa i 3 punti. Il secondo tempo ce l'abbiamo vista tutta, diciamo, perché comunque la squadra non è questa, però ce l'abbiamo vista tutta e ce l'abbiamo fatta. Cico, altri 3 punti, la squadra stasera era molto molto rimaneggiata, però significa che comunque c'è compattezza, anche i 2-3 titolari che c'erano stasera hanno messo testa e cuore. Effettivamente è la cosa, questo è il punto. Allora c'è Emilio che ormai fa già la seconda partita, spero che resterà più a lungo possibile, ha dato la parola ai ragazzi di partire, finché resta è uno di noi. Salvatore e Marco hanno dato il massimo e hanno giocato benissimo, non si poteva prendere di più perché comunque la squadra è nuova. Cioè, i due elementi nuovi non sapevano come mettersi in campo, siamo arrangiati, la squadra comunque loro più che brava, molto dura, non è un'offesa, ma dico più che brava tecnicamente, era molto dura fisicamente e compatti, perché comunque si vede che giocano insieme da tanto tempo. Noi, ripeto, siamo stati molto fortunati, abbiamo fatto una partita totalmente di sacrificio, dalla A alla Z. Enzo anche dopo il gol è tornato dietro come il primo come il secondo tempo, il mio gol, come hai detto tu prima, è stato molto fortunoso, ma era un cross, certo, ma... punto Enzo l'ho visto libero là dietro a dare una mano alla squadra. È una novità, ma questo è sacrificio e compattezza. Sì. Una dedica anche ai 3 ragazzi purtroppo con... non diciamo cosa un hanno, però... malati, con una leggera influenza e... va bene così, la vittoria è anche per loro che ci sono stati vicini fino all'ultimo e... ragazzi, testa avanti alla prossima, dico sempre, io mi auguro di vincerle tutte, perché quest'anno la squadra c'è e... poi posso anche mangiare Milano in qua a fine campionato, però io opto a vincere tutto, la coppa e il torneo, poi quello che ne venga. Va bene, ci ho fatto già la dedica, Enzo, falla pure tu. Dedico questa vittoria ai miei amici che non ci sono questa sera e a mia moglie e ai miei figli. Complimenti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.